Come sta affrontando in questo momento Sissa il tema dell'intelligenza artificiale, visto che è così dibattuto in questo periodo? Beh, qualche anno sono la SIS ha fondato un nuovo PhD, un nuovo corso di dottorato precisamente su queste tematiche, la scienza dei dati e l'intelligenza artificiale. Ne ha fatto ricevendo un grosso finanziamento da parte del Ministero e attirando docenti da tutto il mondo, dall'Imperial College di Londra, dall'Università di Edimburgo, dall'École Normale di Parigi, che è il modo in cui noi cerchiamo di reclutare i docenti dall'estero, cercando i migliori talenti disponibili. Naturalmente il ruolo nostro, come quello in generale dell'Accademia, è importante in questo periodo di veloce cambiamento. Dobbiamo saperci adattare nella didattica, ma anche saper partecipare a una riqualificazione anche del mondo del lavoro, importante affinché, diciamo, le persone abbiano in mano gli strumenti per poter affrontare questo cambiamento, per poter affrontare un futuro in cui l'intelligenza artificiale, se non sarà dominante, sarà comunque certamente significativa.